Buongiorno, grazie di essere presenti oggi. Iniziamo attendendo che tra qualche minuto ci raggiunga il sottosegretario alla presidenza Luca Lotti. Oggi è una giornata speciale e importante perché presentiamo il francobollo che celebra il 200° anniversario dell'Arma dei Carabinieri. Il francobollo nel mondo di oggi può sembrare in qualche modo quasi un retaggio del passato. Siamo abituati a celebrazioni ben più spettacolari, a show multimediali, a effetti speciali, a iniziative certamente eclatanti per sottolineare l'importanza e il valore di una persona, di un'istituzione, di un avvenimento. Però il francobollo conserva alcune caratteristiche che lo rendono unico e che sottolineano l'importanza dell'evento di stamani. Il francobollo, se mi passate il termine, un po' è la voce dello Stato, è la voce della comunità nazionale, è una scelta politica, istituzionale, che interpreta il comune sentire del Paese, che dà voce ai sentimenti della comunità nazionale. E questo non è sostituibile da nessuna, per quanto importante, innovazione del mondo della tecnologia o del mondo della comunicazione. È una scelta del governo, è una scelta dello Stato. Nel caso specifico esprime un sentimento profondo di gratitudine e di riconoscenza all'Arma dei Carabinieri. Esprime un sentimento che è di tutti gli italiani e della comunità nazionale nel suo insieme, che è delle istituzioni, che è dei corpi sociali, dei singoli cittadini. Esprime un sentimento di orgoglio che è proprio di ogni italiano nel poter pensare che il Paese ha nella sua storia una istituzione come quella dell'Arma dei Carabinieri. E quindi in questa ricorrenza 200 anni di servizio, di fedeltà, di lealtà alle istituzioni, di disponibilità al Paese, a ogni cittadino. Insomma, non tocca a me ricordare quante volte nella comunicazione, nel cinema, nella televisione si è trovato il modo, attraverso vari interpreti, di dar voce esattamente a questo sentimento, a questo stato d'animo che è immediatamente percepibile e che è diffuso. Per questo, insieme alla presentazione, c'è, ma lo dirà a nome della Presidenza, Luca Lotti, simboleggiando con questo intervento un sentimento che è di tutto il governo, che è delle istituzioni del nostro Paese e che rappresenta il pensiero di ogni italiano. C'è un sentimento straordinario, una parola, c'è il grazie per quello che oggi, ogni giorno, ogni momento sono i carabinieri nella vita democratica, nella vita civile del nostro Paese, per quello che sono stato e per quello che noi consideriamo debbano continuare a essere un presidio, un riferimento, un punto sicuro per le istituzioni, per la democrazia, ma anche per la vita delle persone. Per questo ci è sembrato giusto che si svolgesse qui, a Palazzo Chigi, la presentazione del francobollo che, come avete visto, è molto bello, è molto suggestivo e che recupera anche nella sua visione
esattamente il senso di una storia, di un cammino, di un legame indissolubile con il Paese. E quindi il senso di questa presentazione è esattamente la gratitudine all'Arma e ad ogni appartenente all'Arma dei Carabinieri da parte del governo italiano, interpretando con questo il sentimento del Paese. Io vorrei che fosse ora il sottosegretario alla difesa, il collega Alfano, a prendere la parola in questa circostanza. Grazie, buongiorno a tutti. Mettiamo un altro tassello in quest'anno che celebra i carabinieri, ma il valore dei carabinieri. Quindi io ringrazio a lui per tutti, il comandante Callitelli, per quello che fa, per quello che stanno facendo, dando al Paese questo patrimonio. Noi alla difesa siamo un po' gelosi di questo patrimonio, perché è il carabiniere è di tutti, però noi che abbiamo il compito di coordinare le attività è ovvio che ne siamo orgogliosi, quindi questo tassello lo consideriamo un altro momento prezioso, con un francobollo che devo dire, uno deve anche dare un giudizio a un estetico, anche essendo incompetente, bellissimo. E poiché, come diceva il collega Giacomelli, io dovrei raccontare anche il significato delle immagini con il valore, vi assicuro che i carabinieri vi mandano dossier molto belli, anche completi, però io ho apprezzato, oltre che la bellezza, anche la simbologia delle immagini scelte, ricordando mio padre, che era un carabiniere, era un appuntato dei carabinieri. Quindi ho letto per quale motivo si è scelto dalla prima alla quarta immagine queste, e vi devo dire che veramente il carabiniere è così. Un po' mi ha colpito il carabiniere nella tempesta, nelle attività complesse, oppure il carabiniere quando mio padre si ritirava a casa, io e ne vedevi la divisa, il comportamento, lì capivi tante cose. Quindi vi assicuro che chi ha pensato, suggerendo, in genere loro ordinano, però credo suggerendo a tutti quelli che hanno collaborato in questa scelta, chi ha pensato di fare questo lavoro l'ha fatto in modo egregio, e quindi io ne sono contento e va questo a riconoscenza di tutti quelli che credono in quello che fate. Aggiungo solo un'altra cosa, credo importante. Stiamo ricevendo come difesa, ma come governo, tantissime richieste su questa celebrazione, sul bicentenario, comuni, scuole, associazioni di volontariato. Io domenica partecipo a un altro momento che ricorda questa ricorrenza. Qui tutto il Paese sta cercando di rimarcare questa ricorrenza, quindi è ovvio che questo ci rassicura, perché significa che quando i valori si esprimono attivamente, significa che chi ne beneficia lo riconosce. Quindi su questa scia noi dobbiamo inserirci. Quindi grazie alla Presidenza, all'onorevole Giacomelli, per aver voluto celebrare questa giornata così, perché voi non sapete che i carabinieri avrebbero preferito qualcosa di più sobrio, perché una frase ho imparato, che la meraviglia a loro poco piace, la meraviglia per quello che fanno a loro poco piace, perché la meraviglia parte dal presupposto che non te l'aspettavi. Quindi noi, in modo noi equilibrato, sappiamo come sono bravi e quello che fanno. Grazie, quindi credo adesso passiamo a chi ha fatto il lavoro. Grazie, allora io darei la parola alla Presidente di Poste Italiane, che è la dottoressa Todini. Come sapete, il francobollo che è emesso dal governo e dallo Stato e poi affidato per la sua diffusione a Poste Italiane. Quindi darei a Luisa la parola. Grazie. Grazie al sottosegretario Giacomelli, grazie a tutti voi per accoglierci, per accogliere quindi il braccio esecutivo della giornata in questa sede così prestigiosa, la più prestigiosa delle sedi. E mi fa piacere subito ricordare, dato che tutti noi abbiamo apprezzato e avete apprezzato la bellezza di questi francobolli, ve li voglio mostrare anche così, e di questi foglietti. Il francobollo ha un valore di 70 centesimi e un milione di foglietti da oggi saranno presenti in tutti i nostri spazi filatelici. Saluto anche gli esperti filatelici che sono qui presenti. Ecco, ricordo subito, mi fa piacere ricordare che il generale Callitelli ha partecipato personalmente anche alla definizione di quelle che sono
perché giustamente siamo un francobollo così importante per i 200 anni che abbiamo iniziato a festeggiare con un meraviglioso carosello e poi proseguiranno ancora, era giusto, insomma, mi faceva piacere ricordare che il generale ha partecipato direttamente e quindi lo ringrazio. È un grande onore tra le tante cose impegnative di responsabilità da quando ho avuto l'onore di essere stata indicata come presidente di questa che è la più grande azienda italiana che dà maggior lavoro in Italia, c'è anche questa i bellissimi eventi dell'emissione dei francobolli e degli annulli. Questa rappresenta il debutto della serie tematica Il senso civico, perché ci sono una serie di serie, scusate il gioco di parole, tematiche dedicate all'eccellenza, al saper fare, a tutte quelle che sono eccellenze italiane. Oggi debutta il senso civico definito e deciso dalla consulta per l'emissione filatelica. Come dicevo prima, ce ne saranno 1 milione di foglietti, questi in gergo si chiamano foglietti, che saranno a disposizione anche dei nostri collezionisti, che sono non soltanto italiani ma a livello mondiale, e come vedete sottolinea tutti questi 4 francobolli, sottolinea tutti quelli che sono gli aspetti di questi 200 anni. Mi fa piacere sottolineare e ricordare le parole che il presidente Napolitano ha usato proprio recentemente, cioè come l'arma e il popolo italiano hanno sviluppato una speciale relazione di fiducia e di amicizia alimentata dalla diffusa presenza delle stazioni sul territorio che sono presidi di legalità e insieme luoghi di ascolto e di accoglienza. Ecco, io qui vedo, generale Galitelli, un grande legame con Poste Italiane, perché anche Poste Italiane con i suoi 3.200 uffici postali, forse abbiamo proprio più presidi dei carabinieri in qualche modo, sono luoghi di ascolto e di accoglienza. Quindi questa è una bella competizione positiva tra noi, ma anche di grande link, di grande incontro, perché in effetti Poste Italiane, che è una grandissima azienda finanziaria, bancaria, assicurativa e naturalmente di consegna delle poste, è soprattutto in luoghi più piccoli, là dove poi i presidi dei carabinieri sono importanti nei nostri comuni, nei nostri paesi, è un luogo di ascolto, di accoglienza ed è un grande brand dell'immagine di quanto è forte il nostro Stato, il nostro governo, nonostante le difficoltà che si vivono tutti i giorni. Io ecco, vorrei quindi sono ancora più onorata di poter presenziare a questa emissione proprio per questo grande legame che abbiamo con l'arma dei carabinieri, e vorrei dedicare questi francobolli a tutti i carabinieri, a tutte le famiglie dei carabinieri che in questi 200 anni hanno dedicato, come noi dedichiamo il francobollo, loro no, hanno dedicato la loro vita, a volte anche perdendola purtroppo la loro vita in questi 200 anni. E questo è proprio, questi 4 francobolli sono al ricordo di tutti i carabinieri che nel passato, nel presente, lo faranno ancora nel futuro, con grande dedizione, con grande sobrietà, come si ricordava, hanno proprio dedicato la loro vita. Proprio perché l'arma è così sobria, noi abbiamo voluto fare una cosa così fastosa, proprio per ricordare invece quanto noi siamo grati a tutto questo e quanto Poste da oggi racconterà, perché noi siamo dei raccontatori di storie italiane attraverso i nostri uffici postali e lo faremo anche attraverso questi francobolli. Quindi grazie per questo onore, grazie per averci dato la possibilità di fare questo. E quindi alle doti imprenditoriali e di servizio alla comunità della dottoressa Todini aggiungiamo oggi anche la scoperta della temerarietà, perché quello di sfidare sulla competizione l'arma dei carabinieri, insomma, è un gesto che non è da poco, ecco, no. Però e poi io sono grato a Luisa per aver ricordato che la consulta del Ministero esattamente oltre all'idea di dedicare le emissioni dei francobolli a personalità o istituzioni, ha avviato e sta portando avanti anche delle serie come quelle dedicate al senso civico, ma quelle dedicate alle eccellenze nel mondo della produzione, dell'arte del nostro paese. L'idea del francobollo come, insomma, quasi un po' come l'arma, è una voce antica ma che ha una straordinaria suggestione e forza nel mondo di oggi e nel mondo del futuro. Questo è un po' il nostro scopo, ma vorrei ora dare la parola, ringraziandolo per la presenza, al comandante generale, al comandante dell'Arma dei Carabinieri, il generale Galitelli. Grazie, onorevole sottosegretario, grazie di cuore, ringrazio
lei, l'onorevole Alfano, per essere qui presenti accanto a noi. Un grazie affettuoso a Poste, perché quel vincolo che lei ricordava, Presidente, è un vincolo reale, un vincolo che effettivamente sul territorio è vissuto da tanto tempo. E nella iconografia nazionale non v'è dubbio che il carabiniere, Poste, la farmacia, in tanti piccoli centri, rappresentano ancora oggi i simboli sotto un campanile, perché anche il campanile con la figura del parroco, sono quelle figure che non sono certamente figure retoriche, ma sono le figure che hanno accompagnato la storia del nostro paese e l'accompagnano ancora oggi, perché dobbiamo riconoscere oggi il valore di tutti questi simboli. E mi fa piacere che sia stato ricordato anche il pensiero del signor Presidente della Repubblica, che in quella stessa circostanza, lo scorso 5 giugno, parlando dell'arma, l'ha definita parte integrante e nutrimento continuo dell'identità e della coscienza nazionale. E questo, nulla si può aggiungere a queste parole che ci hanno inorgoglito per il contenuto, ma soprattutto per l'autorevolezza di chi le ha espresse, ed è un orgoglio che ci sta accompagnando in questo anno in cui celebriamo il bicentenario della Fondazione, che per noi carabinieri non è anche un momento di festa, ovviamente, ma è soprattutto un momento di riflessione perché ci sollecitiamo all'impegno per il prossimo futuro, e in questo momento ritengo che ce ne sia davvero bisogno. E lo stesso inserimento che il Governo ha voluto promuovere nella serie tematica del senso civico dà forza al fine istituzionale dell'arma. Promuovere con le altre istituzioni, con le altre forze dell'ordine, con la magistratura, con gli enti locali, le amministrazioni locali, promuovere la legalità, perché questo è il senso pieno di quel senso civico che il Ministero, che Poste stanno perseguendo con le loro iniziative. Loro mi permetteranno di fare un piccolo ringraziamento mirato, particolare, perché per la realizzazione di questi quattro francobolli che sono qui racchiusi in questo splendido folder, e noi abbiamo avuto una collaborazione straordinaria di due maestri, Maria Carmela Perrini e Luca Vangelli, che sono qui presenti e che voglio ringraziare davvero per la loro... Buongiorno onorevole, che hanno realizzato materialmente questi splendidi soggetti. Grazie di cuore per aver anche accolto le tante osservazioni che poi abbiamo formulato e che hanno portato a questo prodotto, che è davvero un prodotto molto bello. E un grazie particolare anche alla dottoressa Marisa Giannini, che è un po' l'anima della realizzazione del folder e di tutto questo impianto progettuale. Grazie anche a lei. Noi, come ha ricordato lei, onorevole Giacomelli, in questa consapevolezza odierna della nostra funzione, teniamo a sottolineare un po' con il senso della nostra storia che l'impegno dell'arma, ecco perché lo strumento antico del francobollo per noi ha un senso. Noi siamo nati 200 anni fa e il francobollo allora esprimeva forse molto di più, ma sul piano dei valori probabilmente, anzi mia opinione oggi esprime molto più oggi rispetto al passato, perché è un richiamo costante a valori. E tanta gente, io so, sta tornando anche alla formula di un pensiero scritto su una cartolina o su una lettera, tralasciando quando può un sistema più facile di oggi, che è il sistema naturalmente che la rete ci suggerisce, è certamente più abbordabile. E tante volte noi ci scopriamo nello scrivere un pensiero a un amico, a un conoscente, scopriamo una capacità nuova e allo stesso tempo antica di esprimere sentimenti. L'arma, che permettetemi di dire, è istituzione modernissima, efficientissima oggi,
si vuole scoprire ogni volta antica nel suo compito, che è tutelare l'ordine e la sicurezza, ma essere soprattutto, come è stato ricordato, un luogo di ascolto. È un luogo dove il cittadino deve poter rappresentare i propri bisogni e il carabiniere, lasciatemi dire il comandante della stazione, perché io non ho ben sentito il numero, noi abbiamo 4.600 stazioni, però se 12.200. Quindi siamo a un terzo all'incirca. Come? Siamo a un terzo. No. Beh, ma sono presenti numerosissimi in molte località, piccole anche, dove siamo presenti insieme soltanto noi, perché poi c'è una desertificazione tutto intorno, naturalmente. Ma parlavo del comandante della stazione che per noi rappresenta il simbolo dell'arma, perché quando è nata l'arma con 803 uomini e 113 stazioni, l'arma era tutta espressa da questi piccoli reparti che sono ancora presenti in Piemonte, in Liguria, in Sardegna, dove siamo nati, abbiamo preceduto l'unità nazionale. Noi crediamo in questa funzione di vicinanza, una vicinanza che vogliamo esprimere sempre, permettetemi di ricordarlo, con l'umiltà della funzione. Noi sappiamo che è necessario ascoltare, ed è necessario che quelle attribuzioni, quelle facoltà o poteri, come vogliamo definirli, che la legge attribuisce a chi lo Stato rappresenta e a chi deve comunque fare osservare la legge, si devono trasformare in una istituzione come la nostra e come le istituzioni consorelle, in un servizio. Essere quindi pronti a dare, anche con la gratuità d'animo che è propria di chi sa donare, di chi sa essere generoso verso gli altri, e tanti sono gli atti di generosità che loro stessi possono aver toccato con mano nelle cronache di tutti i giorni. La storia racconta di tanti di questi gesti. In questi giorni si è parlato anche di Gian Grande nuovamente, che è ricoverato purtroppo tetraplegico a Montecatone, nella clinica dove è tuttora sottoposto a cure, e che come tanti rappresenta quella forza di donare anche la vita qui e in altri casi anche di sacrificarla a vantaggio della patria, della nazione, ma a vantaggio di tutti gli italiani, perché nel cuore dei carabinieri c'è soprattutto un imperativo: essere al servizio degli italiani. E anche attraverso questo francobollo vogliamo comunicare questa nostra disponibilità. Il monumento del primo centenario, la prima caserma dell'arma del 1814, che è la caserma Bercia, il monumento del secondo centenario, che è qui nei giardini di Sant'Andrea al Quirinale, e il logo che un po' rappresenta il nostro simbolo, la fiamma, che rappresenta il simbolo dell'arma. Sinteticamente la nostra storia, sinteticamente c'è oggi il nostro impegno ad essere accanto agli italiani. Grazie. Grazie generale, grazie prima di tutto per non aver accolto l'invito alla competizione della Presidente, ma averla trasformata in un vincolo di collaborazione nel nome dell'Unità Nazionale. Quindi facendo onore al ruolo dell'Arma dei Carabinieri. Grazie davvero, e non possiamo che unirci sia nel ricordo, insomma lei ha citato Gian Grande, in un ennesimo pensiero davvero di gratitudine, in un pensiero che si estende, l'ha ricordato Luisa prima, anche a tutte le famiglie che sono in qualche modo coinvolte nella stessa missione. Quindi io non avevo citato le persone che avevano collaborato all'opera, Maria Carmela Perrini e Luca Vangelli, anche perché anch'io avevo avuto la stessa informazione, che era più il generale che aveva collaborato, e quindi per evitare imbarazzi, diciamo, mi ero astenuto dall'entrare nel merito dei soggetti, però lei l'ha fatto, io mi associo e sono grato. Darei la parola per un saluto e per esprimere naturalmente, come sottosegretario della Presidenza a nome dell'intero governo, il sentimento complessivo al
l'onorevole Luca Lotti, ringraziandolo di aver trovato il modo di essere presente oggi. Grazie, io dovevo fare gli onori di casa e diciamo non è che abbia fatto una bella figura, mi scuso ovviamente ancora con voi per il ritardo, ma un impegno non mi ha impedito di essere puntuali. Dopo il comandante generale non parla più nessuno, quindi io sono abituato a rispettare le gerarchie e mi limito anch'io veramente a ringraziare l'arma, a ringraziare Poste Italiane, ritenuto opportuno la presidenza del Consiglio fosse oggi qui presente per testimoniare tutto ciò che avete sottolineato, hanno sottolineato gli interlocutori prima di me, sottosegretario Giacomelli, Alfano, anche se non li ho sentiti, ma mi hanno aggiornato mentre stavo arrivando. Notando i francobolli, che ovviamente sono bellissimi, mi ha colpito molto il titolo che abbiamo deciso di dare alla serie tematica, il senso civico. Certamente lo avranno sottolineato prima di me, ma mi preme sottolineare ancora una volta il senso civico e l'importante valore che l'arma rappresenta oggi nei nostri territori, nei nostri presidi e sui nostri territori tutte le volte che noi giriamo sui territori del nostro paese. Mi piace sottolinearlo oggi ringraziando l'arma della presenza e ringraziando l'arma in un momento di festa, anche perché ci ricordiamo dell'arma nei momenti alcune volte brutti. È bello anche ricordarsi nei momenti belli come questo, nel quale stiamo festeggiando un'importante ricorrenza come questa, augurandoci di poter rifesteggiare tra 200 anni i 400 anni dell'arma. Grazie, in bocca al lupo a tutti noi. Non credo, forse potrà esserci lo stesso governo, però vediamo. La rottamazione potrebbe essere superata. No. Grazie a tutti e buona festa.